un certo punto mi è arrivata questa folgorazione, ho detto ecco perché non è tanto solo una cosa personale, io racconti come mi comporto di fronte alle emozioni forti, siano esse negative o positive, perché anche Roma fa così, assorbe tutto in questo corpaccio schifoso ma affascinante, straordinario ma orrendo. Perché mi porta bene, perché mi porta via, perché mi porta in salvo, perché porta l'allegria, perché mi porta a cena, perché mi porta a letto, perché mi porta un fiume di speranza dentro il petto, perché porta la voce, perché porta le tette, come a proteggere il mondo da paure e da sconfitte, perché porta le labbra che non stanno mai strette, perché me porterebbe puro l'acqua con le orecchie, perché porta pazienza, perché porta fortuna, perché porta puttana che non c'era la luna, perché me porta a spasso, perché me porta in giro, me porta quello a casa senza manco un respiro, perché dietro la porta io ho sentito un rumore e la notte era nera e c'era buio nel cuore. Ho sbirciato due ombre, l'una all'altra attaccata, e così l'ha portata via una mia cortellata. Voce, io che porto le tette, come a proteggere monno da paure e da vendette, io che porto sta croce, io che porto rancore, quando ho visto il coltello che mi entrava nel cuore, ho guardato quell'uomo con quell'aria imbranata. Io ho spezzato la lama solo con una risata.